E no, così non si fa. Ditelo che lo fate per cattiveria, per far star male i tifosi della Juventus, perché in questo periodo che abbiamo la possibilità di pensare, stanno casualmente uscendo delle interviste di fuoriclasse passati che proprio mi fanno star male e mi fanno pensare a che squadra sarebbe potuta essere la Juventus, mentre invece a causa dei loro rifiuti. Niente. E siamo partiti con Menez, che ha deciso di rifiutare la Juventus e te ne puoi fare una ragione, un fuoriclasse che sicuramente avrebbe cambiato il destino della Juventus, però ci può stare, fa parte del percorso umano di un calciatore rifiutare la Juventus e lo accetti. Poi però che arriva Floro Flores. Floro Flores che nel 2012 sarebbe potuto venire alla Juventus e invece nulla e non se ne pente, ci mancherebbe altro. Infatti basti vedere adesso dov'è, quanti trofei in giro per il mondo sta alzando e capisci perché giustamente Floro Flores ha rifiutato la Juventus e se tutto questo non dovesse bastare, poi chi è che arriva? Arriva Stefan Jovetic, l'ennesimo fuoriclasse che probabilmente avrebbe cambiato il destino della Juventus in Italia, in Europa, nel mondo, che però prima di andare al Manchester City ha detto di no. Lui che era la Fiorentina sarebbe stato un Baggio 2.0, non un Bernardeschi 2.0, un Baggio 2.0, uno da pallone d'oro, uno che ti avrebbe fatto vincere la Champions League in scioltezza, e invece no. Ha deciso di rifiutare la Juventus innanzitutto perché c'è un certo tipo di rivalità tra Juventus e Fiorentina, giustamente, come quella che ho io con Leonardo DiCaprio, giusto perché ci chiamiamo uguali e ce la giochiamo con il numero di tipe bombate, abbiamo più o meno anche noi lo stesso tipo di rivalità. Però va bene, però c'è questa rivalità e quindi la dobbiamo accettare. Però prima di andare al Manchester City, appunto, quindi si parla del 2013, ha rifiutato la Juventus. Però c'è da dire che fino a prova contraria, quantomeno penso sia l'unico che poi effettivamente, dopo aver rifiutato la Juventus, abbia vinto. Perché se non sbaglio proprio in quell'anno lì, nell'anno dell'approdo, mi pare che il Manchester appunto abbia vinto il campionato. Sì, se non sbaglio penso sia quell'anno lì. Quindi almeno è parzialmente giustificato. Effettivamente non ha vinto in Serie A, però ha vinto in Inghilterra. Poi alla fine ha deciso di tornare in Serie A, ovviamente sempre bypassando la Juventus, andando all'Inter, infatti poi anche lì risultati a grappolo, poi dove è andato? Boh, adesso mi pare sia al Monaco nel giro di 3 anni, ha fatto 30 presenze, che ci può stare, comunque alla fine il trofeo più importante è quello di aver rifiutato la Juventus, però dopo Menez, dopo Floro Flores, purtroppo siamo giunti a questa scoperta qui. Anche Jovetic ha rifiutato la Juventus, e cioè io onestamente ci sto male, perché effettivamente nel 2013 con chi è che giocavamo? Con Matri e Quagliarella, Matri e Vucinic. Quagliarella ancora sta facendo mille gol in Serie A, Vucinic è un personaggio mistico, Matri si bomba la Nargi, cioè quindi alla fine hanno lasciato bene o male tutti quanti traccia. Sicuramente con il tridente Menez, Jovetic e Floro Flores sarebbe stata tutt'altra storia, probabilmente staremmo qui a parlare di 4 o 5 Champions League, però purtroppo alla fine le scelte sono state queste. Spero che la Juventus abbia comunque capito dai propri errori. Spiace ovviamente quando tre fenomeni così rifiutano, però alla fine giustamente loro scelgono il meglio per le loro carriere e col senno di poi mi sento di dire che l'hanno assolutamente fatto tutti e tre indistintamente. Pace così, amici come prima, e complimenti per le tante cose vinte. E detto questo, noi ci vediamo nei prossimi giorni. Io vi mando un grosso abbraccio, tanto per cambiare, fino alla fine. Forza Juve! Yeah.